Cazzola. Vivono a Bagnaia, in provincia di Viterbo, Luciana e suo marito, ma hanno perso il lavoro. Faccio qualche sostituzione ogni poco e tanto, qualche ora da qualche anziano, però... Sono stato dipendente per 14 anni, adesso si va avanti così. Non si trova niente. No. Non si danno per vinti, ma la strada è tutta in salita. Questo è l'attestato di professionalità alla persona anziana. Questo è per lavorare dentro un ristorante, fatto anche cameriere, di tutto. I curriculum mio stanno dappertutto. Non ce l'hanno fatta più a pagare il mutuo e la casa dove abitano, la banca, l'ha messa all'asta. Da un momento all'altro potremmo perderla la casa. A quel punto... A quel punto, non lo so, sarà quello che Dio vorrà. L'economia stava ripartendo come sembrava. Non sembra. Crisi è tanta. Rico piange, proprio piange. Questo è vuoto. Un pezzetto di formaggio. Il riscaldamento è questo? Sì, stufa a legna. Questo è un regalo. Un regalo di mia madre. Scusate, sono un po' emozionata, dicendo almeno te scaldi un po'. Pappardelle fatte da mia sorella, me la portate, questa è anche scaduta, speriamo se si lavori qualche ora per poterla pagare, perché chiedi soldi per pagare bollette ne sa devastante proprio. Mamelli, lei ci crede al boom economico?